di ieri, ovviamente secondo la chiave di lettura degli auditi di ieri, quindi io passerei direttamente la parola al dottor De Matteis per l'illustrazione. Prego. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io illustrerò brevemente l'origine di questa decisione aziendale e necessariamente ripercorro un attimo le ultime tappe di fondazione. La Fondazione Maugeri, a valle degli eventi di aprile 2012, è noto a tutti, ha chiuso tre bilanci, 2011, 2012 e 2013, con una pesante perdita, 90 milioni di euro di perdita nel 2011, 8 milioni di euro di perdita nel 2012 e 15 milioni di euro di perdita nel 2013. La gran parte di queste l'origine di gran parte di queste perdite vanno individuate in oneri straordinari relativi alla gestione ante 2013. Questa perdita ha evidentemente eroso fortemente il patrimonio della Fondazione Maugeri, che nel corso del 2013 è stato rivitalizzato attraverso il conferimento in Fondazione Maugeri di un'altra fondazione, faceva riferimento sempre alla famiglia Maugeri e che incorporava anche il centro medico di Ginosa in provincia di Taranto. Questa operazione, che è come se fosse un piccolo aumento di capitale, ha portato a rinforzare il patrimonio di fondazione di 15 milioni di euro, che ha consentito di assorbire la perdita del 2013. Quindi la situazione economico-patrimoniale di Fondazione Maugeri è oggi molto debole ed è stata molto indebolita quindi dagli eventi ai quali ho fatto riferimento. Abbiamo quindi analizzato l'andamento del 2014 per valutare l'andamento in corso rispetto alle prospettive che si erano ipotizzate. E il 2014 evidenzia fin dall'inizio dell'anno una ulteriore riduzione dei ricavi che nel periodo 11-14 si stanno riducendo di circa 40 milioni di euro. Fondazione Maugeri fatturava circa 330 milioni di euro nel corso del 2011 e fatturerà circa 294 milioni di euro nel corso del 2014. Questa riduzione di ricavi, anche se in maniera ridotta, prosegue anche nel 2014 e oggi ci troviamo di fronte, in questo anno, a una totale insostenibilità dei costi rispetto ai ricavi. Tale per cui se Fondazione non facesse nulla e non intervenisse su questa situazione, arriverebbe a fine 2014 con un'altra perdita in bilancio e a questo punto con un patrimonio definitivamente eroso e la impossibilità quindi di proseguire l'attività. Quindi abbiamo valutato con la amministrazione in primis le iniziative da percorrere nell'ottica di riduzione di tutti i costi aziendali, cosa che è già iniziata anche nel 2012 e 2013, nell'ottica di ridurre prestazioni accessorie, rivedere i contratti con fornitori e tutte le spese che mostrano una discesa nel 2013 rispetto al 2012, ma questo non è sufficiente, è necessario un intervento sulla voce principale di costo della Fondazione. La Fondazione Maugeri ha una incidenza del costo del lavoro di circa il 60%, 61% per esattezza, rispetto a molti altri operatori del settore della sanità privata, magari una fondazione privata, che hanno incidenze di costo del lavoro tra il 40 e il 50%. Questa incidenza oltre il 60% rende totalmente insostenibile il conto economico della fondazione e quindi la necessità di intervenire per garantire il presente e il futuro della fondazione, dei propri dipendenti e dei propri assistiti. Questa operazione è stata comunicata alle organizzazioni sindacali con la determinazione di intervenire sugli istituti contrattuali aziendali previsti e riposizionare la fondazione nell'ambito del contratto sanitario privato
che è quello applicato da tutti gli operatori del settore, la stragrande maggioranza. Il contratto privato è un contratto evidentemente molto solido che prevede trattazione nazionale e tutta una serie di tutele di ampio evidentemente riguardo. Non è un contratto assolutamente aleatorio o instabile, ma consente alla fondazione di poter sostenere i propri costi e renderli compatibili con l'andamento dei ricavi. Abbiamo quindi formulato questa decisione alle organizzazioni sindacali con l'auspicio di poter avviare una discussione su questo tema e sulle modalità di applicazione del contratto privato. Avremo un incontro con alcune sigle sindacali a livello nazionale nel corso della prossima settimana, proprio allo scopo di identificare la possibilità di aprire un tavolo sul quale confrontarsi su questa materia. Questa è la presentazione, non so se ci sono domande. Evidentemente, forse una precisazione sul tema dei ricavi, la Fondazione Morgeri ha ricavi prevalentemente dal Servizio Sanitario Nazionale, per oltre il 98%, e evidentemente l'andamento di questi ricavi tutti sappiamo essere oggetto di spending review sia a livello nazionale che a livello regionale e non soltanto a livello di Regione Lombardia. Nelle varie componenti che sono i tetti di spesa, che sono le funzioni speciali, le maggiorazioni tarifarie, sono tutte voci che hanno delle riduzioni anno su anno. Tra le varie azioni che noi abbiamo messo in piedi per sostenere i ricavi anche nel 2014-2015 è ovviamente anche il tentativo di recuperare su fronti, altri fronti, il calo delle prestazioni dei ricavi del Servizio Sanitario Nazionale. Queste sono iniziative che hanno anche bisogno di tempo per essere strutturale e soprattutto per dare degli effetti. Chiara la situazione. Ci sono interventi da parte dei commissari? Consigliere Girelli, prego. Nagli? Sì, ma va bene dire. No, ho visto. No, vai tranquillo. È uguale, tanto prego, prima o poi parliamo. Rispetto tutti. L'ordine di priorità. Innanzitutto grazie di essere venuti oggi, che è l'occasione chiaramente per poter chiarire alcuni degli aspetti che abbiamo avuto occasione di conoscere nel dettaglio ieri nell'incontro con le rappresentanze dei lavoratori. Mi limito a porre alcune domande di merito, lasciando poi ai colleghi di approfondire nello specifico alcune questioni legate anche ai singoli territori. Ma la prima domanda che mi viene da fare è quella relativamente a quanto era stato da voi previsto nel 2012. È evidente una diversità proprio di numeri, le previsioni, il business plan che allora predisposto indicava dei percorsi, che erano stati anche il motivo vero di un atteggiamento, secondo me, di Regione Lombardia nei confronti della realtà della Maugeri, che indicava una prospettiva e, lo dico così, predisponeva anche un certo periodo tranquillo dal punto di vista dei rapporti con i dipendenti e anche con il servizio legato ai cittadini, per capire appunto il motivo di questo scostamento. Nello stesso tempo, se allo stato attuale è stato predisposto un nuovo piano industriale, e se sì, conoscerlo, perché è chiaro che diventa estremamente importante, penso per Regione Lombardia, avere sempre sotto gli occhi quali sono le prospettive delle strutture private che comunque, uso questo termine, vivono le risorse pubbliche con un ruolo fondamentale che in sanità riveste appunto la regione. Nello stesso tempo sarebbe interessante sapere se avete previsto la stesura di un po', come si sviluppa e in che caratteristiche. Ultimissima cosa, ovviamente, quando si parla di piano industriale, vorrei sottolineare
sottolineare soprattutto il piano strategico, il mantenimento quindi dei servizi sul territorio, sede storica. Non è un caso che oggi sono presenti anche delle rappresentanti degli enti locali degli amici di Lumezzano, sono quest'anno, quindi probabilmente ce ne saranno magari anche altri, e le ricadute che voi avete nelle vostre previsioni sul livello occupazionale, perché dopo mi fermo, è evidente la grande preoccupazione che è nei consiglieri regionali, che è negli amministratori locali, nel vedere una situazione per sé critica all'indomani delle note vicende che hanno investito la vostra realtà, che aveva trovato, a nostro giudizio, un momento di, uso questo termine, compromesso in sede regionale, che però adesso rischia di riconsegnarsi invece in una situazione tutt'altro che tranquilla, anche molto compromessa, perché la preoccupazione dei lavoratori è la nostra preoccupazione, la preoccupazione dei territori è la nostra preoccupazione. Grazie Presidente Girelli, è chiesto di intervenire la consigliera. Grazie Presidente, la ringrazio anche oggi per l'ospitalità in Commissione Sanità, dato che non sono una componente. Sì, certo, quando sarà necessario, come in casi come oggi, sarò sempre presente a supporto dei miei colleghi di sanità. Ringrazio anche la Fondazione Mogeri per aver accolto positivamente la richiesta di audizione qui ufficialmente in Commissione Sanità. Li ringrazio anche per la celerità e la sollecitudine con cui hanno risposto al nostro accesso agli atti di qualche giorno fa, che ci ha consentito di analizzare un attimo i bilanci 2012-2013 per poter documentare, appunto, attraverso i bilanci, avere un quadro, diciamo, della situazione Maugeri, un quadro che per noi è ancora incompleto, e proprio per questo motivo sono qui a rivolgervi alcune domande. Io ritengo questa audizione importantissima e, Presidente, mi permetta di dire che trovo vergognoso che la maggioranza sia, tranne il collega Rolfi, assente. Qui non ci sono esponenti di maggioranza, abbiamo soltanto la presenza del collega Rolfi e per l'opposizione del PD e del Movimento 5 Stelle, quindi questo per me è vergognoso. C'è anche un altro grande assente che io ho sperato fino all'ultimo che venisse all'audizione di oggi, e che è il nostro convitato di pietra, lo chiamo così, è l'assessore regionale alla sanità, che avrebbe potuto oggi cogliere l'occasione non solo per cominciare ad esprimere, perché è giunto ormai il momento, il punto di vista di Regione Lombardia su questa vicenda, ma anche rispondere alle domande della nostra interrogazione, che sono proprio inerenti alla vicenda Maugeri. Procedo con le domande. Allora, la prima fondamentale domanda che noi ci poniamo è: dalle rilevazioni fatte dai bilanci a noi appare chiara un'incongruenza fra i dati emersi dai bilanci 2012-2013 e la decisione che è stata assunta da Fondazione Maugeri rispetto a questa conversione contrattuale unilaterale, che comporterà, come peraltro avete fatto notare, dei tagli salariali e della perdita, rischio di perdita di diritti acquisiti da parte di 3.500 lavoratori, di cui 1.700, mi piace ricordarlo, sono in Regione Lombardia. L'incongruenza da dove nasce? Dal fatto che, già osservando il bilancio del 2012, mentre rispetto al bilancio 2011 la differenza fra ricavi e costi della produzione era pari a un negativo molto consistente, meno 55.580.000 circa, questa cifra, meno 55 milioni, cambia di segno, passando a un 152.000 euro nel 2012. Questo per noi è un risultato significativo, perché è chiaro che è frutto principalmente di una sorta di piano di risanamento aziendale che va a ridurre fortemente i costi della produzione, che passano, correggetemi se sbaglio perché prendo i dati dai bilanci, da 384 milioni del 2011, la riduzione dei costi di produzione passa a 320 milioni nel 2012.
La perdita finale di esercizio, che per inciso comprende anche gli oneri finanziari, quindi le imposte, passa da oltre 90 milioni nel 2011 a 8 milioni nel 2012. Anche qui quindi noi osserviamo un forte risanamento del bilancio, anche se non risulta ancora raggiunto l'utile di esercizio. Ora, confrontando il bilancio 2012 con il bilancio 2013, noi osserviamo un ulteriore risanamento dovuto principalmente alla diminuzione dei costi operativi, che passano da 288,8 milioni di euro del 2012 a 273,9 milioni di euro nel 2013. Diminuiscono quindi tutte le principali voci dei costi: il costo del lavoro, il costo dei consumi, di spese e di servizi. Nel 2013 la differenza fra valore e costi di produzione è positiva, pari a 1.570.073 centesimi di euro, mentre l'anno precedente, lo ricordo, era negativa, ma di 150.000 euro circa. Il bilancio finale segna tuttavia una perdita d'esercizio pari a 15.443.741 euro, che è un dato significativamente superiore alla perdita di esercizio del 2012, che era pari a 8.133.000 circa. Nonostante l'attivo fra valore e costi di produzione, il bilancio risulta in perdita, quindi possiamo dedurre, per via degli oneri finanziari e tributari. Nella relazione sull'attività della Fondazione, se preparo sempre i bilanci, troviamo letteralmente queste parole: il risultato dell'esercizio in esame, prima delle imposte, presenta una perdita netta di 15,4 milioni di euro, il risultato risente di oneri non ricorrenti e accantonamenti per complessivi 18,7 milioni di euro. E ancora, perché è un passaggio importante, quindi vorrei ricordarlo, la situazione finanziaria a fine 2013 è influenzata da molti eventi straordinari, avvenuti nel corso dell'esercizio e non inerenti la gestione ordinaria. Tali eventi sono di seguito riportati poi nel bilancio, basta guardare pagina 2, pagina 3, e riguardano principalmente i contenziosi giudiziari, i mancati trasferimenti di Regione Lombardia, la ricontrattazione delle linee di credito con le banche e i relativi oneri finanziari. Allora, se assumiamo queste premesse per date e acclarate, cosa che appunto vi domando, di cui vi domando conto, a noi risulta del tutto ingiustificata questa manovra, perché qui, bisogna evidenziarlo, si parla di una manovra strutturale, non contingente o straordinaria. Il dissesto in bilancio pare essere determinato, e i dati dicono questo invece, da cause del tutto contingenti e straordinarie. In particolare, purtroppo, ricadono in questo caso sui lavoratori il disastro, le conseguenze dovute al processo giudiziario. C'è anche da dire però che in questo piano di risanamento attuato, Fondazione Maugeri è stata oculata, perché ha previsto, dai dati risulta che voi avete previsto degli accantonamenti per le conseguenze derivate da eventuali sanzioni finanziarie per il processo in atto, come pure siete stati bravi anche a prevedere degli accantonamenti per i tagli di Regione Lombardia, che peraltro, detto molto terra a terra, i tagli erano annunciati, tant'è che poi voi avete provveduto opportunamente, a mio parere, a fare gli accantonamenti. Ma non è che vi hanno detto una cifra e poi è stata un'altra, cioè si taglia 5 e poi si taglia 500, si taglia 5 e si è tagliato 5. Quindi se si è fatta una buona gestione, si sono fatti degli accantonamenti, questo a nostro parere non giustifica una manovra strutturale da 21 milioni di euro l'anno. Okay. E questa è la prima domanda, per cui chiediamo conto di questo. La seconda domanda, più tecnica, riguarda se avete effettuato una valutazione
sui possibili contenziosi giuridici derivati dall'attuazione di quanto disposto nella vostra delibera, cioè in buona sostanza dalla conversione dei contratti da sanità pubblica a sanità privata. Questo lo diciamo perché, come voi sapete, ieri abbiamo udito le organizzazioni sindacali ed è emerso che molti dei contratti dei dirigenti di Fondazione Maugeri sono stati acquisiti mediante concorso e bando pubblico. Quindi chiaramente emerge un dubbio sulla legittimità di poterli convertire in contratti di sanità privata. E siccome sempre dai bilanci è emerso che Fondazione Maugeri ha una serie di contenziosi aperti, alcuni dei quali proprio con personale dipendente di alcune sedi, per una errata valutazione a livello anche contrattualistico, e questo sì inciderebbe chiaramente sul disavanzo di bilancio, perché questa manovra tocca 3.500 dipendenti, mica pochi, quindi se vogliamo immaginarci che ciascuno di questi per difendere i propri diritti faccia ricorso al Tribunale del Lavoro, questo sarebbe devastante per Fondazione Maugeri. Quindi volevo sapere se avete fatto anche una valutazione da questo punto di vista. Poi, come chiaramente punto fondamentale, anche noi chiediamo se è stato mai fatto un piano industriale, soprattutto alla luce dell'azzeramento dei vertici che c'è stato il 13 aprile 2012 a seguito appunto dei fatti di cronaca che poi hanno portato avanti i processi giudiziari che hanno investito Maugeri. Io lo chiamo piano industriale, non POA, come un sindacalista l'ha chiamato ieri. Perché? Perché mi sono letta lo statuto e all'interno del vostro statuto si fa preciso riferimento proprio al piano industriale. Quindi anche questa è una domanda collegata alla prima. Quando avete deciso unilateralmente di prendere questa decisione dal vostro punto di vista per dare un beneficio alla fondazione, avete tenuto conto dei dati di bilancio e avete effettuato, come buona prassi richiederebbe, un piano industriale capillare che tenesse conto di come sono articolate le varie sedi e le unità operative all'interno di queste sedi? Altra domanda, è stata effettuata immediatamente dopo l'annuncio di questa delibera una raccolta firme in pochissimi giorni di 12.000 firme da parte non solo dei lavoratori ma di tutti gli stakeholders interessati. Sempre facendo riferimento alla mission e allo statuto di Fondazione Maugeri, io ritengo che i cittadini sono stakeholders della Maugeri, in quanto usufruiscono di un servizio sanitario erogato da Maugeri. 12.000 persone, 12.000, hanno firmato questa petizione. Si ritiene che Fondazione Maugeri possa perseguire una linea unilaterale senza tenere conto ed ignorare la volontà di 12.000 persone? Mi informa adesso la mia collega che il numero è salito a 20.000, quindi a maggior ragione. Un'altra domanda, sempre facendo riferimento allo statuto e alla mission di Fondazione Maugeri, io vi domando quali sono i vostri rapporti con l'Università di Pavia, perché come tutti sappiamo all'interno del CDA siede di diritto come componente il rettore Ruge dell'Università di Pavia. Allora la nostra domanda è se questa delibera, se è possibile saperlo, è stata votata all'unanimità, se ci sono stati dei componenti che hanno votato in maniera contraria o si sono astenuti e in particolare qual è la posizione, quale posizione ha assunto il rettore Ruge. Per noi è importante capirlo perché siccome nella mission di Fondazione Maugeri la ricerca scientifica, i rapporti con gli enti scientifici di ricerca e le università è un requisito sine qua non, vorremmo capire bene se anche l'università ha detto la propria, ha preso una posizione rispetto alla decisione di tagliare, di convertire i contratti dei lavoratori della fondazione. Altra domanda, voi facevate riferimento all'apertura di una contrattazione, la domanda è
Sono stati convocati tavoli separati o un unico tavolo? E se sono stati convocati tavoli separati, potete informarci in quale date sono state convocate, dove e da chi, da quale sigla sindacale? Un'altra domanda ancora, poi magari se non riuscite a prendere nota di tutte ve le ricordo. Questa è una domanda che serve a noi per capire meglio le modalità, diciamo, di gestione trasparente di questa fondazione. Chiedevo se voi avete mai dato pubblicazione dei bilanci alle Camere di Commercio, questa è una nostra curiosità. E mi risulta che il regolamento generale di Maugeri sia stato, tra virgolette, disdettato. Volevo capire che cosa significa disdettato, cioè se vuol dire annullato, e in assenza di un regolamento generale come si prevede di dare attuazione alle finalità previste dallo statuto. Sempre in merito a un piano di risanamento di Maugeri, chiedo se prima di prendere questa decisione avete anche effettuato dei ragionamenti sulla possibile revisione di spesa e dei centri di costo e sempre in rapporto alla mission della fondazione, chiedendovi in particolare del caso di Pavia, che come abbiamo detto alle organizzazioni sindacali ieri è un'unità diciamo un po' anomala rispetto alle altre sedi di Fondazione Maugeri in Italia, in quanto in questa unità non è prevalente la riabilitazione ma l'acuzie, quindi l'acuzie risulta in perdita da parecchio tempo, quindi ci chiedevamo se era stato fatto un ragionamento anche in merito a questo. Direi che ho concluso e concludo con l'ultima richiesta. Questa è una richiesta accurata che noi facciamo e che spero trovi la solidarietà di tutti gli altri gruppi politici presenti a questo tavolo. Noi vi chiediamo di annullare o sospendere immediatamente la delibera del Consiglio di amministrazione in attesa di avere risposte chiare sui punti che abbiamo indicato e soprattutto sul piano industriale che, a detta delle organizzazioni sindacali ieri, non esiste e questo ci preoccupa molto, e dell'apertura di un serio tavolo di confronto che consenta prima di tutto di vagliare misure alternative al toccare i lavoratori, che possono essere la vendita degli asset, ma possono anche essere versioni, misure alternative concordate con Regione Lombardia, perché Regione Lombardia non può e non deve, come giustamente ha detto il nostro Presidente ieri a conclusione dell'audizione, rimanere indifferente di fronte a un problema di una fondazione così importante che si è distinta per eccellenza dei propri lavoratori in questi anni, che fornisce un servizio pubblico essenziale alla popolazione lombarda, ma direi italiana a questo punto, investendo 1.700 lavoratori lombardi, come ha detto il Presidente Rizzi ieri, non possiamo noi, Regione Lombardia, restare indifferenti, quindi vi chiediamo di annullare e sospendere questa delibera in attesa di trovare misure più adeguate, che possono essere la vendita degli asset e del patrimonio, che possono essere la rinegoziazione dei mutui, per esempio, perché sappiamo che le banche vi hanno presentato il conto dopo il processo giudiziario e quindi hanno alzato questi oneri. Regione Lombardia può intervenire anche attraverso propri enti controllati e pubblici ed eventualmente subentrare ai vostri creditori. Avete valutato anche queste ipotesi? Grazie. Grazie consigliera Nanni, l'altro ospite ormai fisso della nostra commissione, il consigliere Villani. Ringrazio, grazie, ringrazio anche per la celerità con la quale è stata convocata anche questa audizione, dopo tre ieri, e ci sia occupati del problema rapidamente, come insieme al consigliere Girelli e agli altri consiglieri della Commissione Sanità avevamo sollecitato anche noi, ancora prima di fare interpellanti, interrogazioni o proporre documenti, che saranno comunque oggetto, credo, della discussione della Commissione, appunto, dopo aver acquisito tutti gli elementi, tutti gli
elementi di valutazione. Io vorrei, prima di fare alcune domande precise anch'io ai nostri ospiti, vorrei fare tre considerazioni di carattere generale che non ritengo assolutamente fuori luogo. Prima considerazione, vorrei sottolineare il ruolo che è stato svolto in queste settimane, ma anche prima, dalle organizzazioni sindacali e soprattutto dai lavoratori della Mongeri, che hanno assunto questo problema non solo come un problema che riguarda il loro stipendio, l'eventuale taglio del loro stipendio o il rischio, mi auguro di no, del posto di lavoro, ma come problema generale per la provincia di Pavia, mi pare di capire, anzi sono certo anche delle altre zone, delle altre realtà, ci sono punti di Mongeri, ci si è fatti carico di questo problema come di un problema di territorio legato certamente alla qualità di un servizio molto importante che viene erogato agli utenti, ma come un problema molto importante per tutti i cittadini, per tutti i territori. Quindi credo che questa sia una considerazione importantissima da fare, perché credo che si sia lavorato nel modo giusto, cercando immediatamente un collegamento, una rete con le istituzioni locali, oltre che con il movimento sindacale, cercando insomma di entrare nel merito e costruire una soluzione per questo problema, ponendo giustamente dei paletti. È fondamentale, è vero che non si può andare al superamento di un contratto di lavoro e risolvere il problema solamente attraverso questi tagli. Seconda questione, credo che sia da segnalare oggi, l'abbiamo fatto anche ieri, l'ha fatto il collega Girelli, tutto sommato il senso di responsabilità che la Regione Lombardia ha avuto nei momenti difficili per la Fondazione Mongeri, quando si è sviluppato una certa problematica, una determinata problematica, senso di responsabilità che non ha puntato da parte di nessuno una strumentalizzazione del problema, ma hanno avuto ben ferma l'iniziativa per posti di lavoro, per salvare queste strutture, per dare un futuro all'attività di oggi. Naturalmente ciascuno ha fatto la propria parte, chiedendo maggiori controlli, chiedendo un intervento serio rispetto ai problemi che si erano determinati, in modo particolare per quanto riguarda l'utilizzo del denaro pubblico, ma senza fondare troppo sulla questione del lavoro, dello sviluppo. Io credo che anche questo sia da tenere in considerazione, perché credo che questo atteggiamento adesso noi possiamo chiederlo a tutti, diciamo francamente, lo chiediamo a noi che in questo momento è complicato, ma che a nostro avviso può essere superato. Detto questo, riteniamo anche noi che sia utile confrontarsi anche con l'assessore della sanità per sviluppare questa discussione più in generale all'interno delle strutture dell'istituzione di Regione Lombardia, perché credo che la Regione Lombardia deve avere un ruolo importante rispetto a questa questione. Detto questo, vengo anch'io ad alcune domande. Voi avete segnalato tra le criticità, tra gli elementi critici del bilancio, il mancato rimborso della ristrutturazione di tre date. Presidente, si sente poco. Dicevo, è stato segnalato sono state segnalate tra le criticità il mancato rimborso della ristrutturazione di tre date. No? È stato segnalato proprio da loro come momento di criticità. Ecco, ci piacerebbe capire in base a quali accordi la Regione avrebbe garantito la restituzione della cifra e con quali motivazioni invece ha deciso di non procedere al rimborso. Una cifra che ricordo di 8,6 milioni di euro, che credo che in questo momento sarebbero anche importanti all'interno di questo bilancio. La seconda questione riguarda la prevista ristrutturazione della sede di Montescano.
Naturalmente noi chiediamo se avrà seguito, quali cifre è prevista e in che tempi si dovrà procedere per quanto riguarda questa ristrutturazione. Credo che sia importante anche capire in modo dettagliato il credito che la Fondazione Morogeri vanta della Regione Lombardia, suddividendo nelle annualità e nella tipologia non tariffabili, misurazioni tariffarie ed eventualmente legge per la sanità non profit, detta anche legge del Covid. E se Fondazione Morogeri vanta crediti anche da altre regioni. E poi credo che ci siano due aspetti di fondo che vanno chiariti in una sede come questa, che vanno chiariti in modo molto trasparente, molto chiaro, molto limpido, soprattutto nei rapporti con il territorio e naturalmente con i lavoratori, con i sindacati e con le istituzioni. Se esiste oggi la garanzia che non ci sia in previsione un progetto di cessione dell'attività ad altri soggetti privati, perché questa è una voce che circola, come ben sapete, è una delle eventualità che abbiamo sullo sfondo di questa vicenda, io credo che fare chiarezza su questo punto sia fondamentale. Così come, pur partendo dalle proposte che noi non condividiamo, che sono state fatte, se si pone un punto fermo sulla garanzia del mantenimento degli attuali livelli di occupazione. Credo che anche questo sia importante perché a mio avviso noi non possiamo mettere in discussione, mettere a rischio il livello occupazionale, così come non possiamo mettere a rischio lo stipendio, perché garantendo l'una e l'altra cosa, secondo noi si garantisce il futuro di Morogeri e si garantisce anche il ruolo della Morogeri all'interno del territorio, che è evidentemente. Poi permettetemi un'ultima domanda che riguarda le consulenze esterne. Sono parecchie le consulenze già in atto. Vorremmo capire se negli ultimi tempi, ultime settimane, ultimi mesi, sono state attivate ulteriori consulenze, per quale ragione eventualmente sono state attivate, se all'interno di Morogeri non esistono professionalità, competenze che consentono di risparmiare rispetto a queste consulenze esterne, sia rispetto ad eventuali nuovi rapporti di consulenza, sia in rapporto ad una riduzione, ad una possibile graduale riduzione che potrebbe farci uscire da questa difficile situazione con proposte diverse, con un progetto diverso rispetto quello relativo agli stipendi e soprattutto il contratto di lavoro, dei dipendenti. Io credo che si debbano considerare tutti questi aspetti, perché per noi a Pavia e più in generale a Morogeri, grazie all'impegno degli operatori, grazie all'impegno degli operatori interni, grazie all'impegno quotidiano di tutti, rappresenta un punto molto importante e diciamo un servizio di grande qualità sociale della stessa sanità. Grazie consigliere Villani, a questo intervenire il consigliere Polfi, prego. Sì, io non ho avuto modo di leggere, approfondire i risultati di bilancio e vari documenti di bilancio pubblicati negli anni. Però ho ascoltato con attenzione gli interventi di ieri, la lezione di oggi, gli interventi anche dei colleghi molto più approfonditi e preparati di me sull'argomento, anche per ragioni territoriali, e mi sono fatto l'idea, chiedo conferma, visto i dati raccontati, che il problema che interessa la realtà della Morogeri non ha a che fare con la successione caratteristica, quindi non ha a che fare con direi la produzione, il core business, l'attività istituzionale per la quale questa realtà è nata e opera in maniera apprezzata sul territorio, come ricordava anche la Commissione del 2013, ma con altri momenti della gestione aziendale senz'altro importanti che contribuiscono a formare l'usaggio di bilancio, ma che non attengono appunto
all'attività e caratteristiche, quindi alla gestione finanziaria piuttosto che a eventi straordinari. Allora, se non si ha a che fare con la gestione caratteristica, ma con eventi straordinari e comunque non legati al core business, diciamo un termine un po' improprio, trovo veramente difficile comprendere e accettare che si preveda un intervento strutturale che non ha a che fare con momenti strutturali dell'attività aziendale per la quale si è in difficoltà. Quindi mi unisco alle richieste di chiarimenti sugli altri aspetti, sugli altri momenti dell'attività della Mangeri, in particolar modo sul chiarimento e sui risultati della gestione finanziaria delle ipoteche, mi piacerebbe capire quanto pesano sul bilancio, quindi delle qualche cifra in più, e in particolar modo su un'altra cifra che ricordava prima chi mi ha preceduto, inerente ai crediti verso Regione Lombardia, perché da qualche elemento, da qualche dato che ho avuto modo di spulciare qua e là in maniera sicuramente superficiale, approssimativa, vedo che i crediti nei confronti della Regione Lombardia montano a 48 milioni. Ora, se la Regione Lombardia paga, come mi sembra che paghi, in maniera rapida rispetto a tante altre regioni, non voglio dire i giorni, ma mi sembra di ricordare meno di 100 giorni sicuramente, questa cifra è pari quasi all'entrata di un intero anno di Regione Lombardia, quindi forse andrebbe meglio spiegata, diciamo che legata, per capire come è stata, come dire, è costruita e inserita poi nelle voci di bilancio. Ne approfitto per fare altre due considerazioni. La prima, io credo che gli appelli fatti a fermarsi siano condivisibili e sottoscrivere anche da parte nostra, perché una realtà come questa merita quantomeno una riflessione corale prima di interventi di questa portata, anche per capirne le motivazioni e le giustificazioni. Quindi credo che il tema che è stato posto meriti quantomeno, anche per dare un seguito a queste audizioni, altrimenti lo ribadisco, ho fatto anche per altri interventi e per altri temi meno importanti di questo, è un bel esercizio di approfondimento, ma non c'è poi un esito concreto, che si chiede a Commissione, come Commissione, che la Giunta attivi un tavolo di confronto che coinvolga quantomeno due o tre assessorati, forse da Mantovani. Vedo coinvolto anche il tema di Melazzini, piuttosto, e anche ciò che è anche appunto l'assessorato al lavoro, per condividere gli interventi. Io sono membro di un'esperienza molto più piccola, riguardo a Brescia, il caso della Fondazione Richiedei, che pure affrontammo qua, in realtà non paragonabile per l'importanza regionale sicuramente alla Mongeri, ma in seguito a questa commissione, all'audizione in commissione, all'attivazione di una cabina di regia territoriale con l'ASM, i comuni coinvolti, con gli assessorati, ha portato a condividere le misure di intervento, iniziative da porre per rimettere in sesto con la fondazione, non con le azioni unilaterali, che ha portato anche alla condivisione territoriale. Per cui io credo, Presidente, che l'appello che mi ha fatto la Mongeri è questo: fermarsi, ritirare i provvedimenti e condividerli su un tavolo istituzionale che chiaramente la Giunta deve avviare rapidamente. Ultima questione territoriale che riguarda Brescia, riguarda Lumezzane. Non ho sentito prima l'intervento del consigliere Girali, mi sono perso, non so se il tema è stato posto, però girano voci di gestioni congiunte con altri presidi vostri, appunto saranno anche voci, quindi vorrei capire che prospettive ci sono su questa realtà, perché queste voci sono state rappresentate alle parti sociali dei lavoratori e evidentemente le decisioni congiunte comportano poi delle conseguenze che è bene porre pubblicamente, quindi in un confronto ampio, piuttosto che poi prendere della sera a mattina sui giornali. Grazie consigliere Volfi, ha chiesto di intervenire il presidente Valmaggio. Grazie. Soltanto per una specifica su un tema che ha già ben ricordato prima il collega consigliere Girelli, il tema del POA e del piano industriale. Giustamente il consigliere Girelli richiamava la necessità di avere tutti e due i documenti, avendo noi consapevolezza che si tratta di due documenti distinti. Noi sappiamo che i piani organizzativi aziendali, la redazione dei piani organizzativi aziendali è un obbligo per le aziende pubbliche. Sappiamo anche però, così ci è stato detto, che c'è stato un tentativo di redigere un piano organizzativo aziendale per la sede di Montescano. Allora, in una situazione delicata, quale quella che si sta attraversando,
credo che sia necessario da parte appunto dell'azienda avere nero su bianco, scritte nero su bianco con uno strumento quale può essere appunto il piano organizzativo aziendale, quali sono le prospettive occupazionali, per rispondere anche nero su bianco all'ultima domanda che faceva il collega Villani, cioè rispetto all'effettivo mantenimento degli attuali livelli occupazionali, stato salvo diciamo la perplessità o la contrarietà rispetto all'ipotesi contrattuale diversa che è stata prospettata. Altra cosa è di fondamentale importanza il piano industriale, di cui immagino il piano organizzativo aziendale deve essere parte integrante, ovviamente, però è importante avere il dettaglio, a mio avviso, in una appunto prospettiva di chiarezza reciproca sia con le istituzioni sia e soprattutto con i lavoratori di ambedue i documenti. Io poi ho consapevolezza che qui c'è un tema che riguarda i territori, ovviamente, molti territori della regione Lombardia, ma è un tema che riguarda complessivamente il sistema socio-sanitario di regione Lombardia. Credo che giustamente sia stata coinvolta prioritariamente con diciamo i contributi fondamentali dei consiglieri dei territori, prioritariamente questa commissione, perché io voglio trattare prioritariamente questo tema prima che come diciamo crisi aziendale, che è giusto, ma anche come prospettiva e volontà di comprensione di qual è l'indirizzo rispetto all'organizzazione sociosanitaria del territorio, di cui ovviamente c'è parte. Ho altri iscritti a intervenire, per cui ripasso la parola al dottor De Matteis. Primo punto che è stato posto è il tema del Business Plan 2012 che è stato disatteso. Effettivamente il piano presentato o sviluppato nel 2012 prevedeva degli andamenti, soprattutto sul fronte dei ricavi, che sono effettivamente molti meno. Non tanto quelli sui costi, ma soprattutto quello sui ricavi. Ora, è chiaro che mi metto un attimo però con in quel momento storico del 2012 in cui era esploso il cataclisma e evidentemente tutte le persone che lavoravano in fondazioni in quel momento erano sommerse da eventi giganteschi, l'Agenzia delle Entrate che era in forze presso la fondazione e audit e verifiche su tutto, e necessità di approvare il bilancio del 2011 entro il giugno del 2012. Per cui all'interno di tutto questo pandemonio è stato sviluppato un piano probabilmente ottimistico in termini di ricavi che effettivamente non si è verificato. Quindi non posso dire altro che questo, i ricavi erano stati utilizzati in un certo modo, i ricavi consuntivi 12 e 13 e prospettive 14 sono diversi. Per quanto riguarda il nuovo business plan, mentre sulla parte dei costi, le azioni che erano state ipotizzate, direi che si sono verificate tutte e in tutte le direzioni, come ho accennato nella mia iniziale introduzione, aggredendo tutte le aree di costi, ad eccezione del costo del personale dipendente, che non era previsto, anche a piano intervenire. Per quanto riguarda il nuovo business plan, è stato preso in più punti, noi stiamo lavorando a questo documento con il supporto di Price, che ha lavorato anche ai precedenti documenti. Non possiamo oggi avere un documento definito,
perché ci sono alcuni argomenti sui quali bisogna approfondire le valutazioni, sono le azioni di riduzione sui costi, le azioni di sviluppo dell'offerta sanitaria sulle quali stiamo lavorando e alcuni aspetti, tavoli tecnici ai quali stiamo partecipando in Regione Lombardia, che traguardano delle anche modifiche importanti nell'ambito della riabilitazione. Questi argomenti noi li stiamo affrontando e partecipando anche con ruolo attivo a tutti questi tavoli ed evidentemente dobbiamo avere evidenza della strada che prendono per poter delineare con chiarezza delle linee guida, degli effetti ed evitare appunto un effetto 2012 in cui stimiamo dei ricavi che in realtà poi non ci sono. Mi riferisco in particolare ai tavoli sulla riabilitazione cardio-pneumologica e alla possibilità di inserimento di posti subacuti sui quali poi tornerò. L'ultimo punto del consigliere Girelli era quello delle ricadute occupazionali e su queste ricadute occupazionali, evidentemente l'ho accennato all'inizio e lo ribadisco adesso, noi l'abbiamo comunicato, noi non stiamo prevedendo esuberi in Fondazione Maugeri per due ordini di ragioni. Primo ordine di ragione, perché riteniamo che sarebbe la conseguenza più disastrosa dal punto di vista complessivo di impatto sul territorio e sulle persone. Secondo, perché dal punto di vista dell'assistenza abbiamo primo dei vincoli di accreditamento e di regole che bisogna evidentemente rispettare, ma su queste siamo ampiamente all'interno di Maugeri, ma sappiamo anche che quel delta più che noi abbiamo in tutti i nostri istituti rispetto ai requisiti minimi di accreditamento è di fatto la qualità del servizio e dell'assistenza che ci viene riconosciuta e che non vogliamo far mancare. Quindi sui livelli occupazionali per questi due ordini di motivi non abbiamo in previsione l'intervento. Vengo ai punti del consigliere Nanni, cerco di vederli in termini generali. Rispetto ai punti di bilancio che sono stati evidenziati, non c'è alcun dubbio che gli impatti degli oneri straordinari sono evidentemente massicci sia nel 2011 che nel 2012 che nel 2013. Quel miglioramento dello scostamento tra costi e ricavi che è stato individuato e che certamente c'è, è un miglioramento assolutamente non sufficiente a garantire il pareggio di bilancio nel 2014, nel senso che quegli interventi fatti sui costi, molto più nell'ultimo anno che non nel 2012, naturalmente influenzato da metà anno di vecchia gestione, metà anno di nuova gestione, nel 2014 con la prospettiva di erosione dei ricavi di cui abbiamo evidenza in senso certezza perché siamo già a luglio, non consentono di traghettare il bilancio 2014 in acque sicure. Quindi certamente c'è un impatto di oneri straordinari, ma c'è un impatto, come ho detto all'inizio, di assoluta necessità di riequilibrare costi e ricavi. È stato accennato al tema, e quindi manovra strutturale sì, perché deve equilibrare costi e ricavi. Qui non abbiamo bisogno di una manovra una tantum, perché se facessimo una manovra una tantum saremmo di nuovo un problema enorme tra 6 mesi nel 2015. Proprio perché c'è questo squilibrio che vi prego di credere è nettamente superiore a quello che hanno tutti gli altri istituti sanitari che si occupano dello stesso argomento di cui ci occupiamo noi. Per quanto riguarda il tema del rischio contenziosi, è chiaro che abbiamo studiato la questione e abbiamo valutato le decisioni prese. Al di là dei tema contenziosi generico in Italia che conosciamo, la materia è oggetto di specifici approfondimenti ed è chiaro che uno non può affrontare un tema di cambio contrattuale senza motivi. Il motivo del cambio contrattuale è la insostenibilità economica dell'attuale contratto, quindi non è un tema di generare utili per fare dividendi. La fondazione non genera dividendi, non ha soci da remunerare, deve garantire un conto economico sostenibile che prospetti il presente e il futuro dell'attività, dei dipendenti e degli associati. Non ci sono soci da remunerare. Quindi il tema dei contenziosi e della fattibilità di questo cambio contrattuale è motivato dalla insostenibilità economica dell'attuale contratto. Si è fatto riferimento ad altri contenziosi in passato, immagino che si riferisca al tema Lumezzane. Il tema Lumezzane, conosco bene, è stato un tema
affrontato, in cui la Fondazione ha preso una posizione e ha perso la causa di primo e secondo grado, ovviamente Fondazione pagherà quello che deve pagare. Cioè, nel momento in cui si decide un cambio contrattuale, gli impegni tipo questo, derivanti dalla sentenza, vengono poteva essere gestita diversamente quella sentenza, non lo so, comunque è andata così e verrà. La raccolta firme sicuramente è un fatto importante, è un fatto che noi interpretiamo anche positivamente come diciamo sostegno anche all'attività e alla qualità dell'attività e del lavoro fatto da Fondazione, ma nella responsabilità di apicali della società e di amministratori, in questa responsabilità è insita la necessità di prendere delle decisioni che aiutino la Fondazione a non avere un termine, cioè ad andare verso la sua continuità e verso lo sviluppo. Non prendere questa decisione o ritirare questa decisione vorrebbe dire certamente rischiare che Fondazione a fine anno non esista più. Viceversa, questa iniziativa e il piano di lavoro complessivo, piano industriale che deve essere completato e sviluppato, possono generare e genereranno le condizioni per la sopravvivenza e lo sviluppo della Fondazione. È stato chiesto in termini di delibera all'unanimità e di regolamento, qui lascerei un attimo la parola al professor Migliavacca, che ha seguito anche negli anni passati tutto il processo di nuova governance aziendale. Sì, illustro volentieri la parte relativa al discorso della delibera che è oggetto di discussione, però vorrei fare una premessa breve, perché nel 2012, quando sono avvenuti i noti fatti che hanno toccato i vertici aziendali di allora, era stato fatto una, come la maggior parte di voi sanno senz'altro, una forte rinnovamento a livello di consiglio di amministrazione, con l'ingresso di nuovi consiglieri, diciamo autonomi, completamente autonomi, tra cui il sottoscritto, rispetto alla gestione precedente. Questo rinnovamento a livello di governance ha portato una serie di conseguenze derivate, che sono state prima di tutto un adeguamento e rinnovamento dello statuto, su cui poi mi soffermerò un attimo. E un grandissimo intervento per quanto riguarda le procedure e i sistemi di controllo dell'azienda, perché senz'altro una cosa che è risultata evidente era che i sistemi di controllo aziendale non erano tali per intercettare comportamenti in violazione di norme di legge. La delibera a livello di consiglio di amministrazione di cui parliamo è stata votata all'unanimità. Attualmente il consiglio di amministrazione ha 11 membri. In quella seduta specifica, per rispondere per quanto riguarda il magnifico rettore di Pavia, in quella seduta specifica il rettore non era presente in quanto all'estero, però era stato informato dell'ordine del giorno, anche perché l'aveva ricevuto in anticipo, e sul tema chiaramente lasciava al consiglio di amministrazione e ai consiglieri presenti alla dinamica consigliare il dibattito. La delibera è stata presa all'unanimità. Un'altra domanda che è stata fatta è quella relativa ai rapporti con l'Università di Pavia. I rapporti con l'Università di Pavia sono strettissimi sotto vari profili. Tenete presente che sia nello statuto precedente sia nell'attuale, perché era nelle volontà del fondatore Salvatore Mogeri, professor Salvatore Mogeri, nel caso di scioglimento della fondazione tutti i beni della fondazione verrebbero devoluti all'Università di Pavia. La presenza dell'università è massiccia, sia per la presenza del magnifico rettore in consiglio di amministrazione, sia per i rapporti di natura scientifica
clinica e continui scambi a livello organizzativo che ci sono. Quindi direi che i rapporti con l'Università di Pavia sono particolarmente intensi, perché la Fondazione nasce in questo spirito. Parlo un attimo del regolamento. Il regolamento generale della Fondazione è un documento datato nella sua prima stesura e poi con poche modifiche, datato 1965-67, cioè quando era stata costituita la Fondazione. Quindi con riferimenti normativi, con riferimenti anche ad aspetti procedurali della sanità, ormai completamente superato. Come dicevo, con la nuova governance abbiamo messo in atto tutto un sistema di procedure molto dettagliato che riguarda tutti gli aspetti dell'attività e sistema di controlli della Fondazione. Per cui alla fine di questo processo, che ha portato anche all'adeguamento del modello organizzativo al decreto legislativo 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, a questo punto in un consiglio di amministrazione era stato anche deciso, dopo aver adeguato le procedure, che sono lo strumento normale e moderno di gestione degli aspetti organizzativi,